Manuel Maccarinelli, protagonista assoluto di questa vittoria, mentre viene disturbato anche comunque giusti e doverosi festeggiamenti. 3 punti di vantaggio ad una giornata dal termine, l'ultima partita la giocherete qui, festeggerete, vi basterà un punto, ma era questa la vittoria che dovevate ottenere. Sì, era una partita fondamentale, importante. Fortunatamente abbiamo raggiunto il risultato e ormai ci è rimasto solo da festeggiare. L'ultima ce l'abbiamo in casa, dobbiamo fare sicuramente bene e niente. Ecco Maccarinelli, se dovessimo dare un voto a questa stagione, due squadre che comunque si sono affrontate a distanza ma siete sempre rimaste attaccate, di qualche punto di distanza, però avete questa sera dimostrato di essere la squadra protagonista in assoluto. Beh, inizio stagione, grazie agli acquisti del presidente, siamo riusciti a essere una squadra completa e a fare risultati. E niente, ormai festeggio. Bene, grazie, è giusto anche andare a cogliere, vediamo qualche altra impressione, se riusciamo a raccogliere il presidente vicino del presidente. Vediamo anche di scrutare se da lontano riusciamo a cogliere il tecnico Claudio Gobbi, alla guida di questa formazione. Ecco, ma intanto andiamo verso qualche protagonista mentre scorrono le note che accompagnano proprio i vincitori di questa battaglia. E intanto vediamo anche vicino a noi, arriva anche Serpietri ed Esposito, capitano di questa formazione. Che cosa è stato determinante non solo in questa partita, gruppo, ma in questa stagione? Questo gruppo, un grande gruppo dall'inizio alla fine, e non è finito qui perché i festeggiamenti ci saranno sabato. C'è solo la mira. Intanto salutiamo anche, non vediamo arrivare il Peroso, uno alla mia destra, uno alla mia sinistra, io mi posiziono perfettamente al centro. Sorride il tecnico Claudio Gobbi, alla guida di questa formazione da diversi anni, e con questo presidente che abbiamo, che ho qui alla mia sinistra, tu hai già vinto 2 campionati di questa Serie C2. La prima domanda è doverosa: quale tra le 2 vittorie di questi campionati è stata la migliore? Sicuramente questa, per il semplice motivo che questa è avvenuta senza accedere ai playoff, cioè poi abbiamo vinto, aspettiamo sabato perché la matematica ancora non ci dice che abbiamo vinto il campionato, perché se malauguratamente sabato toppiamo in casa con Lanzo Lavigno e lo Scauri vince a Cisterna, ci siamo nuovamente a pari punti e toccherà fare lo spareggio. Speriamo che sia un'ipotesi, speriamo che non avvenga. E per quanto riguarda il campionato, se dovessimo vincerlo, penso questo sarebbe sicuramente più bello. Allora, non l'abbiamo fatto venire a caso il presidente, lui è un passionale, ci tiene, trattiene tutto, io lo conosco da diversi anni. Essere avversari in campo sugli spalti, è giusto e doveroso festeggiare, ma questa è una vittoria. Presidente, una nota soprattutto molto importante: hai una dedica particolare per questa vittoria, una dedica che ti tocca veramente il profondo del cuore. Ma la dedica, diciamo che la dedicherei a una persona a me cara che purtroppo adesso non c'è più. Questa dedica e questo risultato ovviamente che abbiamo centrato. Ecco presidente, non ti volevamo toccare nel profondo del cuore, ma sappiamo quanto tu ci tieni aspettavi da tempo questa occasione. Tu mi hai dato modo di ricordarlo e quindi io sono convinto che sta festeggiando insieme a noi. Questo risultato ovviamente è frutto di sacrifici, è frutto di impegno da parte di tutti. Il timoniere che abbiamo che è al tuo fianco ovviamente ha saputo ben dirigere questa barca nel porto giusto. Diceva che non abbiamo ancora centrato l'obiettivo perché la matematica ovviamente non ci dà nulla per scontato, ma io di questo risultato diciamo che sono convinto da quando siamo partiti. Abbiamo programmato il tutto per poter vincere il campionato, questa sera l'abbiamo dimostrato di essere i più forti. È un ringraziamento a tutte le persone che abbiamo alle nostre spalle, che ci sono stati vicini dalla prima giornata. Bene, grazie al presidente Claudio Gobbi e presidente Raffaele
Mira Claudio Coppi, il tecnico, vi lasciamo andare a festeggiare questa vittoria per questa sera. E arrivederci alle prossimi appuntamenti.